Lotta al degrado nel centro di Pescara. Il comune prepara infatti una serie di interventi per ripristinare l'ordine del decoro nel centro cittadino. Piazza Primo Maggio, nel centro di Pescara, rappresenta il salotto buono della città. Giardini, dove anni fa giocavano i bambini, trasformati in luogo di ricovero e bivacco di sbandati e senza fissa dimora. Aiuole in stato di abbandono con siepi ed erbacce alte che fungono da barriere e protezione per quanti stazionano nei giardinetti. Un polmone verde a ridosso di uno dei più prestigiosi alberghi cittadini, la cartolina della città, trasformata in uno spazio dove lavarsi o fare i propri bisogni. Per far fronte a queste emergenze, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Fabrizio Rapposelli, con il suo collega di partito Pastore, ha deciso di chiedere un intervento drastico al sindaco e al suo esecutivo. Noi lo stiamo segnalando a più riprese e sinceramente lo segnaleremo fino a quando non tornerà tutto quanto alla legalità. Noi non vogliamo più vedere clochard qui che stazionano, balordi che bevono e si ubriacano e che costituiscono anche un pericolo per la sicurezza dei nostri ragazzi, dei nostri bambini e dei nostri anziani. Non ultimo il discorso legato ovviamente al decoro della città e all'immagine, la cartolina che noi diamo veramente pessima nel cuore pulsante di Pescara. Qui siamo di fronte a uno dei più belli alberghi di Pescara, siamo in zona proprio prospiciente la riviera, la nave di Cascella, voglio dire, questo dovrebbe essere un posto in cui veramente fioriscono le margherite e in cui l'erba dovrebbe non essere più alta di 5 centimetri, invece purtroppo vediamo che regna l'incuria. Un altro aspetto, lei verificherà tutte le licenze concesse ad alcuni chioschi che sono presenti nella zona. Sì, e questo è vero, ci sono dei chioschi qui dietro che devo verificare se le licenze sono tutte in regola, se sono abusivi o meno, perché qualora ci dovessero essere problemi di abusivismo o di licenze non in regola, questo spazio deve essere uno spazio dedicato allo sport, alle attività sportive, insomma voglio dire a tutte quelle attività sane che devono caratterizzare Pescara.